Buongiorno a tutti, buon martedì a tutti, benvenuti in questa nostra diretta. Oggi no, la classica ricetta ve la facciamo in diretta e non con un classico video. Io sono sempre Francesco Balsamo, il vostro contadino di fiducia. Io sono Rosy, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi andremo a fare la nostra ricetta. Oggi vi facciamo un primo, la prima volta facciamo un piatto di pasta. Sì, un primo velocissimo. Con i nostri tre agrumi e il pesto di pistacchio, sempre della nostra azienda agricola. Essendo che noi abbiamo prodotti non trattati, non trattiamo i nostri prodotti, dobbiamo usare tutto il agrume per intero, quindi utilizzeremo sia la scorza degli agrumi che il loro succo. Ok, una cosa molto veloce volevo dire, noi in realtà poco fa abbiamo fatto questa diretta, ma avendo avuto un problema tecnico, praticamente la stiamo rifacendo, quindi per chi se la fosse persa, se la può vedere ovviamente qui, per chi entra di nuovo se la rivede o fa come vuole, insomma. Perfetto, allora proseguiamo con la nostra ricetta. Ok, quindi adesso noi iniziamo. Allora, innanzitutto scusatemi, devo andare a buttare giù la pasta. Sì, nel frattempo li intrattengo 2 secondi. Allora, perfetto, come dicevamo poc'anzi, mentre Rosy va a calare la pasta, uso il termine calare perché l'Accademia della Crusca me lo consente e quindi è un termine italiano, quindi posso dirlo, va benissimo. Vi riepilogo un attimo la ricetta. Allora, i nostri agrumi non trattati che voi conoscete, quindi arancia, mandarino, limone, andremo ad usare sia il succo che la scorza di questi agrumi e anche il loro succo. L'ho già detto, vabbè, sia il succo che la scorza, ok. Inoltre aggiungeremo il nostro pesto di pistacchio, noce e loro, e verrà fuori una ricetta davvero sensazionale. Saluto tutti coloro i quali si sono messi all'ascolto adesso. Allora, buongiorno signora Fatima, a lei. Perfetto. Io comincio a grattugiare il limone. Ora, ovviamente, se lo volete, come si dice, allora, se lo volete più dolce questo piatto, utilizzerete più sia l'arancia che il mandarino. Se invece volete quel tocco di aspro di limone, usate più il limone rispetto all'arancia e al mandarino. Chiarissimo, sei stata perfetta. Ma si è capito, Valentina. Ok. Quindi muniamoci di pazienza e andiamo a grattugiare i nostri agrumi. Ok, nel frattempo io saluto Max, buongiorno a te. Saluto anche Vincenzo e Francesca, buongiorno, come state? Tutto bene? E quindi noi stiamo grattugiando appunto la nostra scorza di limone. Sì, adesso. Ok, il limone è già fatto, tiro l'arancia. Ovviamente noi, come dicevamo poc'anzi, siccome a noi piace questo piatto più dolce, quindi non con tanto aspro di limone, andiamo ad utilizzare più arancia. Quindi sia della scorza che del succo. Ok. Perché poi utilizzeremo anche quello. Benissimo, quindi vai di scorza di arancia. Quindi limone, arancia, alla fine ci mancherà il mandarino. Io vi ricordo sempre che i nostri agrumi sono non trattati. Io sono sempre Francesco Balsamo, dell'azienda Balsamo Francesco, e sono qui con Rosy per farvi vedere la nostra ricetta della settimana. Questa volta in diretta però. Sì, infatti, stranamente. Molti ce l'hanno chiesto e li abbiamo accontentati, quindi vi stiamo accontentando. Più al naturale possibile, quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Nel frattempo, per chi volesse condividere questa diretta, noi ne siamo felici perché uscirà davvero un piatto strepitoso. Perfetto. Allora, arancia fatta, te la sposto. Andiamo con il nostro mandarino adesso, sempre con la scorza. Quindi le tre scorze, che li ripeto, perché magari c'è chi entra, c'è chi esce, giustamente. Certo, comunque. Ok, nel frattempo che tu lavori io riepilogo. Arancia, mandarino e limone, scorza. Nel frattempo la pentola. Sì, già abbiamo messo abbiamo calato la pasta e adesso stiamo finendo questo trito e poi passiamo subito al succo. Sì, sì, sì. Perfetto. Ricetta molto fresca, quasi quasi mi viene da dire estiva. Infatti. Dai un consiglio? Sì, volevo suggerire
di congelare la scorza degli agrumi, perché potete benissimo farlo e utilizzarlo nel periodo estivo, quando le arance e i mandarini non sono più ovviamente, perché il limone lo trovate in estate, anche se c'è il verdello che io porterò nelle vostre case, ma le arance e i mandarini poi non vi posso più aiutare se non prima del mese di fine ottobre, primi di novembre. Quindi congelate tutto il trito e il succo. Sì. E nel frattempo Emanuela, Gio, di cui non vedo faccia, ci siete unici. Oh, grazie. Ci emozioniamo, dai, grazie mille, spero che vi facciamo divertire, grazie mille, facciamo il possibile. Ok, procediamo. Procediamo con il succo, se no ci perdiamo, abbiamo tutti allora, fame. Con un culino per okay. Il fatto dei sammi, allora noi utilizzeremo soltanto mezzo limone, perché abbiamo detto che lo vogliamo sentire più dolce. Quindi mezzo okay, limone. Mezzo limone, perfetto. Dopodiché, essendo più dolce, Alessandro, ciao, dice che ha fame. E adesso stai. Vedrai. Nel frattempo, vabbè che lo potete fare. Vabbè che non ci sono problemi, dico, perché per chi si perdesse questa diretta, noi sulla nostra pagina azienda Balsamo Francesco la terremo lì come nostro contenuto, e quindi voi non vi resta che vederla, rivederla, contravederla, condividerla e commentarla. Perfetto. Allora, io ho già spremuto un'arancia. Un'arancia. Due mezze arance. Quindi due mezze arance, poco limone. Mezzo limone, okay. E metto anche tutto il mandarino. Il mandarino, perfetto. Sì. Quindi questa trito di agrumi, quindi scorza di tutti e tre più succo di tutti e tre. Non puoi sbagliare. Non buttiamo via nulla. Non butti niente, niente. Nemmeno le ossa, guarda, niente. Tutto dobbiamo utilizzare. E dopo andremo ad incorporare qui dentro il nostro pesto di pistacchio, che è veramente una meraviglia. Allora, ok, ho preparato. Perfetto, che bello. Loro adesso, penso che lo vedono. Sì. Perfetto. Ho preparato questo trito. Adesso dobbiamo trasferirci ai fornelli. Quindi nel frattempo io mi sposto, cambio un attimo posizione. Perfetto. Occhio. Benissimo. Vado qua. Nel frattempo, per non vedere più me, giro la camera. Occhio, eccolo qua. Guardate la nostra pasta, riuscite a intravedere, perfetto, mi ha acceso pure la luce, vamos! Allora, noi abbiamo utilizzato una pasta artigianale. Occhio, quindi, occhio, proprio... quindi diciamo... Il piatto proprio doc. Piatto doc, quindi allora. Andiamo ad inquadrare la nostra padella, dove adesso cosa vai a fare? Dillo tu. Allora, adesso accendiamo il fuoco. Grazie vogliamo... mille, nel frattempo io rispondo a qualcuno. Ci sì, grazie, vogliamo poi le foto se la fate. Un attimo solo, perché cosa cerchiamo? Cosa cerchiamo? Grazie mille anche a te, Mimmo. A posto, possiamo accendere il fuoco? Ecco, non c'era l'accendino perché va bene, il bello della diretta. Abbiamo risolto. Perfetto. Allora, versiamo nella pentola un goccio d'olio, perché utilizzando il nostro pesto di pistacchio, che già contiene tanto olio extravergine d'oliva, nonché il nostro olio con olive estratte nocellara, li facciamo riscaldare un pochettino, proprio poco. Perfetto. E aggiungiamo wow, guardate che colori, signori, guardate i colori. Succo. Perfetto, andiamo subito. Quindi olio e succo e scorza nei nostri agrumi, benissimo. E aggiungiamo il pesto di pistacchio. Che faremo vedere prima che tu metti, vediamo nel cucchiaio. Benissimo, guardate che c'è qua, pesto di pistacchio artigianale. Contattatemi in privato se lo volete ricevere a casa vostra, perché è davvero un prodotto assolutamente top in olio extravergine d'oliva. Ma continuiamo. Ok, dobbiamo semplicemente amalgamare, fare sciogliere per bene anche il pesto e basta. E attendere che la pasta si cuoce e lo aggiungeremo nel nostro composto, insomma. Perfetto, così. Nel frattempo salutiamo anche Luciana, un abbraccio anche da parte nostra. Sì, devi assolutamente provarla perché è veramente una meraviglia. Vi ricordo sempre di congelarvi il trito, perché poi in estate non ne trovate, e questa ricetta qui in estate è una vera bomba. Esattamente.
Ok. Anche perché il trito si può utilizzare nelle carni, nel pesce, dico, non si fanno soltanto le pasta, cioè si può fare qualsiasi cosa, ci sono miliardi di ricette che si può fare col trito, quindi quando andate a fare la vostra spremuta d'arancio, piuttosto andate a mangiare il mandarino, non buttate la scorza, essendo che non la trattiamo, mandatela a congelare per utilizzarla poi durante l'estate, che ahimè arance e mandarini non ce ne sono. E il loro succo è la stessa cosa, spremerlo e metterlo nei sacchetti, quello per i cubetti di ghiaccio, le donne sanno di che cosa sto parlando, potete congelarlo e riutilizzarlo in estate. Perfetto. Ok, non ha, già qui ovviamente vado, già qua siamo pronti, quindi dopo questa chicca, questo consiglio, andiamo a vedere la pasta a che punto è. A noi piace abbastanza al dente, quindi mi sa che la possiamo già tirare su. Perfetto. Conservatevi un mestolo d'acqua di cottura. Ok. Perché se ci servirà la utilizziamo, anche se va bene. Benissimo. Ok, andiamo di nuovo qui. Mentre inquadri il nostro trito, io vado a scolare la pasta. Perfetto, andiamo a scolare la pasta. Io vi faccio vedere qua che meraviglia di colori: il verde del pistacchio più l'arancione, il giallo ocra, non so come più definirli, del nostro trito e succo di agrumi. E vai di pasta. Perfetto, ci siamo. L'orario è quello. Buongiorno Melina, buon pranzo anche a te. Andiamo? Andiamo a mescolare. Mescolare, vai. Mescoliamo. Ok, quindi mamma è mia. È un piatto velocissimo, gustoso, sì. Fresco. Sano, genuino, anche top. Un po' dietetico. Diciamo anche un po' dietetico, dai. Un pochino, forse per il pistacchio non è proprio dietetico. Nel frattempo la signora Maria Rita Orlando ti chiede che con le tue ricette potresti scrivere un libro. Sarebbe bellissimo, grazie signora, io lo spero perché io amo cucinare, forse l'avete già capito, quindi sarebbe un sogno, ma chi lo sa nella vita. Allora, saluto Lucia nel frattempo, buon pranzo anche a te, vai. Giusto un pochino d'acqua, proprio sai, proprio per renderlo più amalgamato del solito. Ok, nel frattempo che io andiamo ora ad impiattare ovviamente. E nel frattempo un attimo solo che tu prendi il restante. Guardate qua, solo un attimo, vi faccio vedere una cosa perché Rosy sta andando a prendere una cosa e si è un attimo allontanata. Solo un secondo, datemi un attimo di pazienza, un secondo solo. È arrivata, eccola qua. Nel frattempo allora, è ritornata, perfetto, allora, benissimo. Aggiungiamo un filo d'olio. Ok. Vai di olio extravergine di oliva, il nostro olio noce e l'oro. Pepe. Ok, alla grande, io sto morendo di fame. Ok, e basta, amalgamiamo e il piatto è già pronto. Mamma mia. Poi potete fare anche una cosa, a chi piace, aggiungere i gamberetti, aggiungere la pancetta. Sì, però non glielo dire perché queste saranno le prossime ricette, se no le anticipi tutto, Ok, possiamo. Andiamocene lì a fare la nostra famosa prova assaggio, ormai conosciuta in tutta Italia e non solo. Rieccomi ritornato qua, forse era meglio vedere il piatto che non la mia faccia, però va bene lo stesso. Andiamo, e andiamo subito, siamo pronti per la nostra prova assaggio. Hai girato la telecamera, nel frattempo ti vedi tu. Perfetto, rigiro io, perfetto, benissimo. E allora andiamo ormai a fare, mentre si stanno collegando davvero in tanti adesso, andiamo a fare la nostra prova assaggio. Siete arrivati poi al punto giusto, perché ora qua se magna, come dicono a Roma. Vado? Andiamo, non vado? Perfetto, quindi nel frattempo noi andiamo a fare la nostra prova assaggio. Questa è una ricetta che si deve mangiare calda, perché le nostre ricette, diciamo sempre, che sono sempre migliori, più fredde che calde. Quindi questa volta no, la dobbiamo mangiare calda. Quindi augurandovi un buon appetito e riepilogando il piatto, beh, poi glielo riepiloghi, io ho fame, vado. Mangia. Vado. Buona. Allora, signori, buona è riduttivo. Si sentono in bocca, vi spiego un attimo cosa
provano le mie papille gustative. Allora, si sentono tre sapori, agrumi, tutti e tre, li distingui tutti e tre, limone, arancia e mandarino. Vi ricordo, per chi la vuole più aranciosa, più arancia, per chi la vuole più limonosa, più limone, per chi la vuole più mandarinosa, più mandarino. Nel frattempo saluto tutti quelli che si stanno mettendo all'ascolto adesso. E quindi, allora, poi, detto, sì, sentiamo il pesto di pistacchio pure. Nel frattempo ripeto la ricetta per chi è arrivato adesso. Allora, veloce, abbiamo vai. Realizzato degli spaghetti, poi scegliete voi il formato della pasta, con il trito dei nostri tre agrumi non trattati, arancio, mandarino e limone, e abbiamo utilizzato anche il loro succo. Abbiamo riscaldato, come avete visto, e abbiamo aggiunto, per finire, dare quel tocco di croccantezza e di gusto mitico del pistacchio, abbiamo aggiunto il nostro pesto di pistacchio. Abbiamo amalgamato la pasta, dico, è una ricetta velocissima. Sì, molto, sì, molto veloce, molto veloce e molto pratica. E ho anche consigliato, per chi non c'era, di congelare il vostro trito per l'estate, perché è un purtroppo glielo dico io, perché in estate non trovate arance e mandarini, a meno che non arrivino, no, perché ti spiego ora perché ti ho interrotto e perdonami di questo, ma perché arrivano da fuori, quindi voi dovete mangiare soltanto merce italiana non trattata, siciliana, e quindi la nostra azienda fa al caso vostro. Scusami per questa cosa, ma era un attimo. Ok, quindi abbiamo consigliato di tritarvi quando vi mangiate le arance, vi fate la spremuta, non buttate la scorza, perché è un vero peccato andarla a buttare. Invece la grattugiate, la conservate, la congelate e l'estate la utilizzate anche nel pan grattato per fare il pesce. Insomma, ce n'è un mondo. Chi lo sa, forse ne faremo anche noi. Anche d'estate facciamo una... proponiamo questa ricetta, sì. Così vediamo chi l'ha conservata veramente. E infatti, perché è lì. Che vedremo la vostra fedeltà. Nel frattempo i cagnolini stanno facendo l'inferno, scusate, però fanno da contesto, dai. Poi, cioè, veramente. Comunque, nel frattempo, sì, buonissimi. Vabbè, Lucia ci dice, la faccia mia dice, basta che devo mangiare. No, Lucia. Mangiarla, sai, lui a dieta, mi sa che ce la gusteremo noi, lui guarderà soltanto, avrà la sua insalatina. No, davvero, misera. È la verità, anche perché sono ora 97 kg. Ah certo, sì, perché c'è del martedì anche del peso. Ho perso un altro chilo. Ok, a posto. Okay. Quindi anche aggiornamento del peso, quindi noi mi sa che ce ne andiamo a mangiare. Sì. Questo piatto di pasta se lo gusterà Rosy insieme ai bambini, io sarò costretto a subire la mia insalatina. Vabbè, e la mia fettina di pollo. Vedrai che te la congelerò, cioè non la pasta, il trito, e te la farò l'estate quando già avrà, cioè peseresti 70 kg? 70 no, kg, troppo. Non 80, esageriamo. 80. Magari 80, perché devo arrivare ad 80, sì, 80, dai. Sì. Comunque, okay. Nel frattempo dico noi, no. Magari il sugo? Senza la pasta? Ma c'è il pistacchio che è anche grasso. C'è il pistacchio che è anche grasso. La devo posare, cosa devo fare? La devo posare. Scrivetemelo. Perché poi si lamenta che non perde peso. Scrivetemelo. Dai. Se allora facciamo una cosa, veloce, giusto per chiudere. Se il primo che qui mi scrive puoi mangiarla, io vado. Se mi dicono no, niente. Aspetta, cosa chiede? È il succo versato sugli spaghetti. Sì, esattamente. Ok, perché se sarà collegato ora, giustamente. L'abbiamo riscaldato e l'abbiamo aggiunto nel trito. Sì, sì, giusto, all'inizio, no, sì, sì. Però per chi si è perso questa ricetta, o meglio si è collegato soltanto adesso, vi ricordo che la ricetta va salvata sulla nostra pagina, che vi ricordo sempre essere Azienda Balsamo Francesco. Io sono sempre Francesco Balsamo, il vostro contadino di fiducia, e sono insieme a Rosy, sua moglie, che lo supporta e sopporta. Ovviamente, forse da... più sopporta. Ma insomma, tutte e due, dai. Siamo qui appunto per la nostra ricetta del martedì, che ormai voi conoscete. Ciao, ma che, ma che questa volta l'abbiamo fatta in diretta. Quindi, se questa diretta vi è piaciuta, condividetela in tutto il mondo. No, guardi avanti. Anche su Marte, se ci arrivate. No. Va bene, anche in pochi Ok. Qua mi dicono, mangia per oggi, dai. Ok, quindi e significa... se mi invitano a mangiare... No, non significa questo. Io avevo chiesto una cosa, una forchettata puoi mangiarla. È ora che devo fare. Lui si lamenta e dice, no, te la faccio?
E falla, dai, vi costa due condivisioni però. Io ve lo dico, io metto qualche grammo, però vi costa due condivisioni, perché poi me lo vado a guardare, eh. Ok, a parte lo scherzo, io adesso ho tentato di andare poco, perché veramente poi psicologicamente sono consumato, rovinato. Qua per Trito intendi scorza? Sì, sì. Spiegagli, allora, concludi e gliela spieghi. Allora, facciamo una cosa, rispiegala tutta, ce la fai in 30 secondi? Io vado. Però di sì, non sono velocissima come te, comunque. Abbiamo tritato la scorza dei tre agrumi, limone, mandarino e arancio. Ciao Vita! E l'abbiamo... aspetta, mi sono persa. Allora, ho tritato le scorze di arancio, mandarino e limone. Abbiamo preso il loro succo, noi abbiamo messo mezzo limone e invece l'arancio e il mandarino abbiamo utilizzato il succo per intero. E poi abbiamo riscaldato in una pentola con un filo d'olio e abbiamo aggiunto il nostro pesto di pistacchio. Abbiamo insomma preso la pasta e amalgamato la pasta. È una ricetta abbastanza veloce e semplice. E ho anche detto, anche se lui mi ha detto che forse ho detto ho anticipato qualche altra ricetta, ma non penso che noi faremo questa ricetta, anche perché sarebbe una ripetizione, non va bene. Anzi, aspetta, mi stai facendo pensare una cosa. Concludi, perché ora devo dire una cosa. Concludi che mi è venuta una cosa in mente. Potete aggiungere dei gamberetti, oppure potete aggiungere la pancetta tostata, insomma potete aggiungere la qualunque, non solo come l'abbiamo fatta noi, semplice, ma potete aggiungere la qualsiasi. Oh, ok. Ok, scusa. Quello che volevo dire io, a proposito, la faremo in un'altra, forse ne facciamo altre, sì, no, nel senso, okay. Perché se volete non ci scrivete nei commenti qual è la prossima ricetta del martedì che volete vedere, ovviamente rivisitata da noi, perché ovviamente noi, l'artefice di questo danno è Rosy, e vabbè, ovviamente con i nostri prodotti, perché è normale che questo... Anche dire, per esempio, se vogliono un primo, un secondo, un dolce, un antipasto, certo, scriveteci anche commenti. Questo basta. E magari che volete vedere qualche ricetta nello specifico, insomma, vediamo se la possiamo realizzare. Non vi prometto niente, perché se poi okay. Mettete a dura prova, ovviamente, certo. Niente, okay. Noi vi salutiamo. Quindi, noi chiudiamo sempre con un bacio i nostri video. Quindi, la diretta la chiudiamo pure con un bacio. Prima il bacio e poi salutiamo. Buon appetito a tutti, buona giornata a tutti. Grazie mille per il vostro seguito. Seguite sempre la nostra pagina, contattateci, chiamateci, seguiteci. Con la macchina a piedi, ripetinateci, fate quello che volete. È stato un piacere stare insieme a voi oggi. Grazie. Augurandovi un buon pomeriggio e un buon fine di giornata. Vi ricordo sempre, seguite la nostra pagina Azienda Balsamo Francesco. Se volete contattarci, sapete ormai come fare. Già qualcuno comincia a scrivere parmigiana, ma scrivetecela, poi risponderemo a tutti i commenti. Parmigiana non la possiamo fare. Perché la parmigiana la possiamo fare, ma da luglio in poi. Certo, perché le melanzane non sono di tempo. Con i nostri ortaggi freschi faremo una bella parmigiana, certo. Vediamo di poter fare qualcosa proprio... Ok, perché noi facciamo soltanto ricette insomma con i nostri prodotti della nostra campagna, ovviamente prodotti di stagione. Dolce agli agrumi. Ma dolce agli agrumi mi piace l'idea, anche se diciamo che abbiamo fatto il pan d'arancia e tutto. Comunque io vi rispondo, scrivetemi nei commenti, se no qui ci dilunghiamo alla grande. Mi sa che poi non se lo guarda nessuno. È giusto, perché poi diventiamo tipo eterni. Però continuate a scrivere nei commenti, vi risponderemo a tutto quello che volete. Magari i più che risponderanno faremo la nostra valutazione. Perfetto, valutiamo poi tutto e ve lo faremo sapere, o anzi meglio, lo scoprirete voi martedì prossimo. Certo. Voi continuate a commentare, noi interagiamo nei commenti, non c'è problema, vi daremo tutte le risposte ai vostri dubbi. Adesso è proprio tardi, dobbiamo andare tutti. Vi auguro una buona giornata, un bacio, grazie mille, col cuore direbbe qualcuno. Ciao a tutti!